Dai, Francè. Allora, adesso l'argomento è creare un segmentation fault. Sì, se mi ingrandisci un attimo. Ti metti da qualche parte vabbè, insomma, no, non ti mette da nessuna parte, dove stai stai, va bene. MKDIR oggi. CD oggi. Ma perché ti risuona la chitarra mentre tu batti? Quanto batti forte? Vabbè. Avanti Savoia. Allora, facciamo un programma che prova ad accedere a un indirizzo che sicuramente non c'è. Allora, facciamo, prendi un editor. Guarda, senti, facciamo così, ti insegno a usare un editor che sta dentro il terminale, così non ti devi spappolare le Sì, bombole, eh? Nano, usa nano, dai con nano. Spazio, segfault.c. Sì. Fault.c. Allora, guarda, è veramente è molto complicato, fai int main, aperta parentesi, chiusa parentesi. Vai a capo, apri una graffa. Vai a capo, fai un tab e fai int asterisco p, questo è un puntatore a un intero, p come potenza, come puntatore, uguale 0x0, ma sta sempre al telefono Giulio, ma non è possibile sta cosa, sta tutte ste ragazzette, punto e virgola. Ok, dopodiché adesso qua scrivi int x uguale asterisco p, cioè proviamo ad accedere la cosa che è puntata da c, da p e la mettiamo dentro x, ok? 0 è un indirizzo che è garantito non esistere, cioè non esistere nell'applicazione in questione. Ok? Chiudi la graffa. Salva, CTRL O per salvare. Invio. CTRL X per uscire. Hai visto? Semplice e elegante. Ok, adesso lo compiliamo. cc-o segfault segfault.c. Vediamo se ce lo fa compilare. Ce lo fa compilare perché non abbiamo fatto nulla di illegale dal punto di vista del, no? Punto slash. No, no, non punto C, quello senza punto C. Invio. Tumfete, eccola. È andato a sbattere. Oh. E ha anche detto un'altra cosa, core dumped. Ok? Allora, guarda un po', fai ls, guarda la cartella. Ah, core dumped, ma non l'ha fatto il core. Allora, facciamoglielo corare, cioè lui vomita. Praticamente che cosa vomita? Vomita lo stato del programma nel momento in cui ha fatto il segfault. Ok? Quindi no, adesso se lo vogliamo vedere questo stato del programma, devi fare un'altra cosa, devi dirgli che può salvare un core, perché altrimenti non te lo salva dentro.
E devi scrivere, si dice così, uLimit, questi sono i limiti del sistema, spazio meno C, il core, spazio unlimited. Perché siccome ci sono dei core molto grossi, unlimited, unlimited. Ok, invio. Fai rigirare il programma, fai punto slash segfault, eccolo. Vediamo se l'ha vomitato. No, non vomita, vabbè, non lo so. Questi l'hanno cambiato e mo non vomita più il core. O forse l'ha vomitato nella tua home directory. Fai ls spazio tilde. Ls punto punto, guarda, fai prima. C'è un file che si chiama core? No, non c'è. Non so dove l'ha messo. Anche ammettendo che l'abbia Si può cercare. fatto. No, perché, boh, sì, lo puoi cercare, ma puoi fare find spazio punto punto spazio meno name core. Questo lo cerca, ecco qua per esempio ha buttato il core in vari posti, ma non dove volevamo noi. Da noi non riesce a buttarlo. Vabbè, il core è dentro pappa pronta, no, non so perché. Questo è da vedere. Ok, vabbè. Fare di passo pronto. Non l'avevo notato questo, però va bene, si impara sempre qualcosa. Detto ciò, vedete come ho fatto a generare un segfault? Semplicemente ho fatto l'accesso a una locazione di memoria che è vietata. Perché noi potremmo provare a fare un'altra cosa. Possiamo, modifichiamo questo segfault, nano segfault.c. Ci scriviamo un indirizzo che non è 0, ma è un'altra cosa. Per esempio, cambia lo 0 in boh, FFFFFFF. No? Insomma, FFFFFFFF, 8F, 64 bit ce la dovremmo fare. No? Aspetta, fermo. Adesso proviamo a vedere se riusciamo a vedere che cosa c'è in quell'indirizzo. Vai su e aggiungi lo standard io.h. Aspetta un attimo, un per 3-3. Ministro, non si sente più niente. Ah, Sì, non ti sentiamo manco a te, manco te vediamo se è per questo. Quindi, perché il signorino deve fare le sue telefonate e deve avere la sua privacy. Che miseria, ragazzi. Allora, adesso fai un printf che ci mostra che cosa c'è dentro X. Printf, aperta parentesi, aperte virgolette, x uguale per 100D, backslash n, sozzeria, backslash n, chiusa virgolette, virgola x, chiusa parentesi, punto e virgola. Bene, salva. Sempre. Sì, sempre lo stesso, tanto.
Cioè, l'indirizzo 0 è certo che tira fuori un seg fault. Questo potrebbe non tirarlo fuori, perché se quell'indirizzo è dentro lo spazio del programma, sì, ti sei sbagliato nel confonderti. Che non hai scritto hash include? Te posso. Spazio, spazio. Fai invio, spazio. Salva di nuovo. Ctrl X. Sì, permesso, permesso, Ctrl X. Dunque, cosa dice initialization of int pointer from unsigned int? Ah, perché è troppo grande l'indirizzo. Allora leviamo gli due F. Perché non è, l'indirizzamento evidentemente non è a 64 bit. Salva. Ancora. Dunque, initialization of int pointer con un intero makes a pointer from integer without a cast. Ok, allora mettiamoci un cast, glielo forziamo, dai. Allora, i cast si fanno così. I cast significa io voglio che questo sia questo tipo qua, no? Quindi dopo l'uguale, perché lui dice, ma tu mi dai un numero intero per inizializzare un puntatore, che strano, dico, ma non te fai affari tua, e non se li fa, perché dice, ma che strano che fai questa cosa, dico, ma saranno, ok, aperta parentesi, int. Spazio, asterisco, chiusa parentesi. Questo è un cast. Il cast vuol dire che sto forzando quel numero a essere un indirizzo di un int. Ok? Salva. Vediamo se dice ancora che strano, che strano. Ma che strano che fai questa cosa. No, non lo dice più. Pum, va a sbattere pure questo e non fa nessuna stampa perché lui va a sbattere prima di fare qualsiasi cosa. Questo è un segmentation fault, è un programma che va a sbattere. Quando i puntatori vanno a spasso per la memoria, è possibile che vanno avanti per un po'. Ma quando beccano un indirizzo che è al di fuori dallo spazio di memoria allocato per quel programma, il programma va a sbattere. Cioè, no, no, a un programma non è permesso di accedere nessun indirizzo che sia fuori dal suo spazio di programma. Ok? Francesco, ripeti un attimo cosa hai detto. Compita. Ah. E abbiamo fatto una lezione quasi intera su questa cosa. Perché non dovrebbe compilare? Il compilatore è un... Cioè, se io ti dico che caldo questo gelo, ti sto dicendo una frase che non compila o compila in italiano. Compila perché è corretta dal punto di vista grammaticale, ma non ha senso. Cioè, o se vuoi è ossimorica o quello che te pare, no? Ma sta ancora al telefono Giulio, che sta col microfono, sta ancora a parlare al telefono. Adesso aspetta che facciamo un bel make file. E famo sto makefile.
Allora, scrivi appuntato nano makefile con la M maiuscola. No, appuntato saresti tu. Dice, chiama l'ascensore, ascensore, no, Cordita, ascensore. Stai a fare? Nano makefile con la M maiuscola. Ok, allora faremo un makefile per questo programma qua. Ok, i makefile sono delle sequenze di istruzioni che sono in qualche modo ordinate, devono essere fatte in un certo modo, cioè tipicamente bisogna fare una certa cosa per farne un'altra. Allora, in questo caso qua, per esempio, abbiamo una cosa molto semplice da fare. E questa cosa la chiamiamo il nostro target. Allora, scrivi tutto maiuscolo, target tutto maiuscolo, uguale. Ah, poi c'è un'altra domanda dopo. Manco abbiamo finito questa, già hai cominciato con l'altra. Target uguale seg fault. Minuscolo. Sì, questo è il nostro, è la cosa che noi vogliamo ottenere da questo makefile, ok? E questa è una variabile. Noi qua fino adesso non abbiamo scritto niente. Il makefile non fa niente perché non ha tar, cioè questa abbiamo solo elaborato una variabile. Adesso scriviamo un'altra di variabile. Source, source uguale. Permesso, chi è stato? Uguale segfault.c. Cosa gli stiamo dicendo al programma? Che vogliamo ottenere un certo target da una certa sorgente, che può essere anche multipla, possono essere tante sorgenti, no? Ok, adesso vai a capo. E facciamo il nostro target, cioè facciamo effettivamente una cosiddetta regola del makefile. Vai giù, vai, lascia una riga e scrivi dollaro aperta parentesi target, chiusa parentesi. Questo è effettivamente un target, chiusa parentesi, due punti, spazio. Dollaro aperta parentesi source chiusa parentesi tutto maiuscolo naturalmente. Allora, io cosa sto dicendo al makefile? Sto dicendo io voglio ottenere un target da un'altra cosa che si chiama la sorgente, ok? Quindi ogni volta che la sorgente è più nuova del target, lui vede sulle date dei file, se cambia la mia sorgente, io questo devo rifare tutte le operazioni che servono per ottenere il target. E quali sono queste operazioni? Le operazioni sono descritte subito sotto, alla riga sotto, e distanziate dall'inizio con un tab. Quindi vai a capo. Fai un tab, no, no, una riga sola, no, sì. Ok, e scrivi dollaro aperta parentesi, cc grande, cc maiuscolo, chiusa la parentesi, spazio, meno o, spazio. Meno o, non meno parentesi, spazio, dollaro, aperta parentesi, target, chiusa parentesi, aperta parentesi, no, scusami, no, spazio, dollaro, aperta parentesi, source, chiusa parentesi. Ok.
Questo sta dicendo, io ogni volta che source è più nuovo di target, devi fare questa operazione qua. E questo farà in Ma modo, CC qua. CC non è definito, no? Ma è fra le variabili predefinite, che è il compilatore C. Ok, se vuoi lo ridefiniamo. Vai in alto e scrivi CC uguale CC. No, CC maiuscolo. Uguale CC minuscolo, no? No? Lascia una riga, va, così si distinguono. Buona, ciao. Ok, salva, CTRL-O, CTRL-X. Sì, CTRL-X. Ok, adesso cosa succede? Se tu adesso provi a fare make, make legge il makefile, ok? Quindi fai make da solo. No, ma no, con la M minuscola, non lo farebbero mai un comando con la M. Ecco, mo Giulio se n'è andato, vabbè. Prima chiede le cose e poi se ne va. Mannaggia l'intermete Noeti. Metto clou. Allora, non fa niente il makefile, perché non fa niente? Perché dice, ma segfault è già fatto. Se voi adesso fai ls-l, da dove lo vede che è già fatto? No, spazio-l. Vede, vabbè, evidentemente sono tutte e due delle 15:36, però evidentemente nel dettaglio del file. Segfault è più giovane di segfault.c. Ok? Fallo, fai. Dice io non lo so, non me l'hai scritto questa regola. Ok? Allora scriviamo questa regola. Vai a capo, lascia una riga, voglio dire. Allora, scrivi la regola clean, due punti. Che deve fare clean? Deve rimuovere, no, devi andare a capo e lasciare un tab, perché quella, se tu scrivessi lì, lui è una dipendenza quella, non è. Allora, dollaro. Sì, puoi fare rm, ma puoi fare dollaro aperta parentesi rm, che fa rm-f. Dollaro, che fa forza rm, forza anche se. No, ma rm maiuscolo però. Tutte le variabili in makefile non devono essere, ma diciamo di norma. Allora, chi deve rimuovere qua? Il target. Sì, certo, è che vuoi rimuovere la sorgente, poi tocca riscriverla. CTRL-O e CTRL-X. Siamo target source. Sì, appunto. Ok, adesso ci sarà la regola e lui la rimuove. Ok? Ok, lui ha fatto rm-f di segfault. Quindi adesso quando fai make lui ricompila. Il target clean è un target senza dipendenze. Questo significa che lui lo rifà sempre. Fai make clean. Per definizione, target, che cosa sarebbe? L'obiettivo, cioè tu che lo fai a fare un makefile? Perché devi fare qualcosa, no? Allora, invece di riscrivere ogni volta, magari la sequenza con cui tu devi fare qualcosa è una sequenza complessa. Capite? Allora, semplicemente lui stabilisce un obiettivo. Lo chiamiamo target, se vuoi lo chiamiamo obiettivo, se ti è più chiaro. Adesso, il punto è che quando. Sì, dimmi. Jules. Ma no, dico, ormai che me l'ha detto,
abbiamo obiettivo. No, allora fai make clean adesso. Rifai make clean. No, rifai make clean. Lui lo rifà anche se non esiste più Segfault, abbiamo già fatto fuori l'altra volta. Perché? Perché clean non ha nessuna dipendenza, lui lo fa sempre e comunque. Ok? Pronto? Allora, adesso facciamone un altro, facciamo una cosa un po' più complicata. Facciamo un altro target. No, questo lo lasciamo così. Adesso facciamo un target più... No, scrivilo. Non... Lo possiamo mettere sotto. Metti sotto un'altra cosa. No, lasciamo perdere le variabili. Le variabili avete capito come funzionano. Basta, andiamo sotto sotto. Ok? E facciamo il target ciao. $5. No, facciamolo senza niente, senza variabili, poi le variabili le userete. Ok, ciao, due punti. Allora, ciao lo facciamo dipendere da pre-ciao. Quindi, no, senza variabili, pre.ciao. Adesso facciamo il target pre.ciao. Vai giù. Pre.ciao lo facciamo dipendere da pre.ciao. Pre.pre.ciao. Pre.pre.ciao. Sì, fa lo stesso, dai, è una cazzata. Ok. Adesso facciamo pre.ciao. Due punti. E vabbè, e questo non dipende da niente. Va bene? Ah, questo scrive... vai a capo. Adesso facciamo, facciamo la cosa che lo crea, no? E scriviamo echo. Spazio pre.ciao ridiretto solo superiore pre.pre.ciao. Ok, questo crea il file che è il nostro target, questo primo target. Ok? A sua volta questo deve essere fatto sotto, cioè sopra, ci serve per creare pre.ciao. Quindi torniamo indietro, torniamo in alto. Hello? Dov'hai? Sotto pre.ciao. Fai un tab, no, alla riga sopra, fai un tab e scrivi cat, no, scusami, vabbè, sì, cat, spazio, pre.pre.ciao, che a questo punto dovrebbe esistere, no? Perché lui dipende da questo per poterlo fare. No, fai cat pre.pre.ciao, pipe sed, sed è un editor in linea, spazio, ne avevamo già parlato, meno e, leviamo un pre, quindi fai apici, s, substitute, slash, come si dice, caret, cappelletto, pre backslash punto, cioè gli leviamo il primo pre, no? Pre backslash punto, backslash, non slash. Slash.
chiuse virgolette, ridiretto in pre.ciao. Allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso, facciamo il cut di pre.ciao, glielo spariamo dentro a sed, gli leviamo un pre però solo che allora per farlo, guarda, se lo vuoi fare con Nano il modo buono è fare questo, Control A, che dovrebbe andare a inizio riga. No, non ci va? Sì. Sì. Control Y, che dovrebbe yankare la riga. No. Aspetta, no, non vedo, ci stanno scritte le... Vabbè, fammo prima a farlo, dai. Vai lì sotto il target del ciao. Fai un tab, cut, spazio, pre.ciao, ok, pipe. Beh, stavolta facciamo qualcosa di diverso. Facciamo sed, meno e... aperte virgolette, s slash caret pre backslash punto slash allora s e punto vabbè, Se la prende. no, non lo faccio, non ci proviamo. Facciamo così, e Vabbè. vab slash chiuse virgolette, ridiretto in ciao. Ok, adesso avete un'idea di quello che succederà? Quando io gli dico make ciao, che cosa succederà? Sì, Senti, gli amici tuoi se ne sono andati tutti al bar. Mo se ne andiamo al bar pure noi. Ecco, questo se ne è proprio andato, Giulio. Ah, ci siete. Allora, controllo, control X, dai. Adesso, un modo per vedere... Control X, un modo per vedere quello che fa make, aspetta, fermo, fermo, piano piano, un modo per vedere quello che fa make senza farglielo fare è di fare make spazio meno n. Make meno n vi farà vedere quello che vorrebbe fare lui, ok? A make meno n ciao, perché questo è un target di secondo, cioè non è il primo target. Ok, invio. Allora, cosa fa lui? Lui fa prima il primo echo dentro pre-pre-ciao, poi fa il sed dentro pre-ciao, poi fa, no? Perché noi, perché questo è quello che gli abbiamo scritto noi. Questo dipende da questo, quest'altro dipende da quest'altro e il terzo viene creato. È chiaro il concetto? Lui lo fa al contrario di come l'abbiamo scritto noi. Ok? Quindi adesso se lo fai, make ciao. Ok, facciamo ls, fai ls. Ci sono tre file, ciao, pre-ciao e pre-pre-ciao. Allora, verifichiamo che sono come cat cat pre.pre.ciao. Ok. cat spazio pre-ciao, ok, e cat ciao, ok, quindi ha fatto tutto. Adesso il problema è se adesso tu fai make ciao di nuovo. Sì.
lui non lo fa più, ma se io per esempio adesso faccio tocco Prepre Ciao, allora per toccare Prepre Ciao basta usare il comando touch, limor touch, touch, touch spazio pre.pre.ciao. Touch significa semplicemente farlo, fare ringiovanire il file. Adesso fai make ciao e lui rifà le ultime due perché l'ultimo non lo fa. Ok? Adesso rimuoviamo invece prepre ciao. RM prepre ciao. Flags a cosa servono? Adesso te lo dico. Rifai. Ok, lui rifà tutto da capo perché siccome PrePreCiao è nuovo, allora è più nuovo di PreCiao, allora rifà PreCiao e siccome dimmi. Ah no, ok. Facciamo un doppio ciao, doppio ciao. No, lui ci riscrive sopra. Ah, occhio, eh. Sta roba riscrive sopra senza guardare in faccia a nessuno. Cioè, non, su questo dovete essere. Ok, chiedevi le variabili. Certo, se ve faceste pure vedere sarebbe pure carino. Cioè, stiamo qua con tutti i mohai. Metti, guarda, in basso a destra, tu la puoi mettere a bassa risoluzione la telecamera. Ti vedremo più brutto, ma tanto più brutto di così, non, cioè, sarà dura che... Cioè, appunto, c'è caso pure questo, oddio, più bello su parole grosse. No, ma non bassissima risoluzione, bassa. Ok. Allora, a che servono le variabili make e makefile? Siccome make ha vari nomi possibili, c'ha gmake, c'ha la variabile make è il nome make correntemente usato. A che cosa serve una cosa del genere? Per esempio, adesso facciamo una sottodirectory, fai mkdir subdir. Sub, ma va bene. Lo so che tu col dub sei più. E qua dentro facciamo un'altra cosa. Allora, qua dentro facciamo un altro make. Beh, per esempio, potremmo fare questo. No, facciamo cp:// makefile. Spazio punto, cioè copiamo il makefile che sta nella directory su, no, spazio, raga, spazio, no, cp spazio punto punto slash makefile spazio punto, spazio punto, qui, ok? Invio. Allora, adesso editiamo questo makefile. Chi è stato? Buttiamo via tutte le prime. Guarda, le puoi buttare via con Ctrl K. Vai in alto, vai Ctrl A, Ctrl K, Ctrl K, Ctrl K, Ctrl K, 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 vai, fe, wow! E mo mi hai buttato quello che volevo. Fai invio. Non Chi è stato? funziona. No, e questo è del 51, non c'era con tutela. Vai sopra, vai in alto, scrivi. Anzi no, vai in basso, giusto, scrivilo in basso. Control, no, fai spazio. No, scusa, spazio. Vai a capo, lascia una riga. Clean.
due punti e poi vai a capo, scrivi tab, dollaro, aperta parentesi, RM maiuscolo, chiusa parentesi, spazio, asterisco punto ciao, no, asterisco ciao, se no qua non pigliamo l'ultimo. Ok, questo cancella tutta la roba che si chiama ciao. Ok? Allora, adesso questo è un makefile che sta nella sottodirectory. Fai CTRL O, CTRL X. Dai, orsù. Adesso torniamo indietro, fai cd spazio punto punto. Noi vogliamo controllare questo makefile dal makefile della directory superiore. Ok? Possiamo fare un makefile che fa partire un altro makefile. Questo si fa spesso nei programmi molto grossi che hanno tante directory, eccetera, eccetera. Fai nano makefile. Adesso qua mettiamo un target che si chiama subdir. Ok. Vai sotto. No, no, mettilo per ultimo. No, vabbè, lasciamo perdere. Le variabili avete capito come funzionano. Sì, ma no, direi che, vabbè, fagli subdir, due punti. Allora, questo qua che cosa deve fare? Deve andare nell'altra directory e fa eseguire il makefile, ok? Allora, c'è apposta, c'è un costrutto apposta nel makefile per fare una cosa del genere. C'è un'opzione apposta, che è l'opzione meno C, ok? Allora, vai a capo. E questo deve fare dollaro aperta parentesi. Au, au, attenzione, dollaro aperta parentesi. No, per cento aperta parentesi. Make tutto maiuscolo. Chiusa parentesi. Allora, spazio, meno C maiuscolo. Spazio C maiuscolo spazio punto slash subdir spazio meno dollaro aperta parentesi make flags tutto maiuscolo chiusa parentesi. Ah, questo che cosa significa? Ecco, la chitarra è andata per terra, lo sapevo io. Mannaggia San Crispino. Allora, il make, allora, significa usa lo stesso programma che è questo programma che sta girando, che sta dentro la variabile make, e eseguilo nella directory subdir, cioè spostati in quella directory e poi torna indietro. I make flags è perché se io uso gli stessi flags che io sto usando. Hai capito? Meno questo, meno quell'altro ancora. Ok? Perché? Perché per esempio, metti conto, io uso spesso l'opzione meno n. L'opzione meno n serve per vedere quello che sta per fare il makefile, senza farglielo fare. Però se glielo voglio far fare vedendo quello che sta per fare nella sottodirectory, devo propagare il mio meno n anche al makefile che sta per eseguire nella sottodirectory. Siamo d'accordo? Pronto. Adesso vi faccio vedere. CTRL O, CTRL X. Se tu fai make spazio meno n spazio no, non perché, ma perché? Io ho fatto meno n spazio subdir. Ok, lui che cosa fa? Fa invio. Ah, interessante. Non lo fa, perché
perché non ha ok, allora bisogna dirgli di farlo per forza. E questa è un'estensione del makefile GNU, che comunque è quello che si usa, quindi vai apri l'editor. Bisogna dirgli che questa cartella, cioè che questo target è un phony target, cioè un target fasullo, non è veramente un target, lui lo deve fare per forza. Ok? Allora vai sotto. No, no, fermo. Si scrive in questo modo. Vai, si fa un meta target che è punto, Riga. sì, punto phony, phony. No, tutto maiuscolo. No, phony con l'Y, per favore, grazie. Due punti. E qui si mettono tutti i target che lui deve fare sempre e comunque. Spazio, quando chiamati naturalmente. Subdir. Salva. Ctrl X. Comunque, incidentalmente, tutta sta roba qua. Ecco, prova. Documentata. È documentata. Allora, che cosa fa lui? Guardate che cosa fa. Fa il make, perché noi gli abbiamo chiesto di fare il make col meno c subdir e meno n, perché siccome ce l'abbiamo messo noi, lo mette tra i make flags. Ok? Allora, lui che cosa fa? Entra nell'altra directory ed esegue il make in quella directory là, che è questo. Adesso, e poi riesce e torna a casa. D'accordo? Sì. È chiaro? Come dici, scusa? Puoi riprendere, Francesco, nano makefile. Allora, Giulio, sei convinto? Te lo compri Makefile o no? Sembra che gli stiamo a vendere qualche cosa. Vabbè, allora qua stiamo le ore. Salva e facciamo un'altra cosa. Salva e facciamo un'altra cosa. Allora, oggi avevo pensato di fare, perché una delle cose. Allora, fai un'altra sotto directory, Francesco. Mkdir. E chiamalo hash, HASH. Allora, cd spazio hash. Dunque, quelli che si chiamano gli hash sono gli array associativi, no? Allora, facciamo un array associativo in Python, per esempio, che è il linguaggio di vostra preferenza. Quindi nano hash.py. Ciao, va bene. Un hash, dai. Quello che in Python si chiama un dizionario. Quindi A uguale, aperta graffa, aperte virgolette. Ciao, chiuse virgolette, due punti, spazio,
spazio aperte virgolette hello e poi virgola no 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 aperte virgolette sì spazio vediamo usiamo la forma aulica chiuse virgolette due punti aperte virgolette bye chiuse virgolette chiusa graffa ok allora vai a capo e fai no adesso fai print aperta parentesi aperta a di aperta quadra no ciao no ciao con le, tra virgolette è una stringa chiusa chiuse virgolette chiusa parentesi vai a capo, print, aperta parentesi, a aperta quadra, si vediamo, chiusa e chiusa. Bene, basta così, salva e esci. Esegui. Ok, quindi avete capito, fai cat cat di hash.py ok, avete capito com'è la questione. L'array associativo è un array che invece di avere delle chiavi numeriche ha delle chiavi simboliche ok? Ed è un costrutto molto importante. In tutti i linguaggi nuovi, adesso tutti i linguaggi di scripting, eccetera, eccetera, questo costrutto è dato per scontato, insieme a tutta una serie di altri costrutti che sono sempre utilizzati e sono questo tipo di algoritmi che vi voglio far vedere. Allora, cominciamo appunto dall'array associativo. Siccome Python è scritto in C, secondo voi in C, come è implementato un array associativo di questo tipo qua? Beh, non ci basta per vedere un array tra virgolette normale. Beh, c'è solo quello in C, quindi non è che c'è tanto da zazzare. Ma come lo fareste? Vai, tanto parlo. Ciao, gli dai un array, poi lo stesso array da un'altra parte chiami hello. No, non so, scriviamolo. Ci facciamo con i puntatori? Cioè, le chiavi magari sono in realtà dei puntatori che puntano a quel valore. Come fa? Ciao, un puntatore che punta a lo. Yes. Non ho più idee. Cioè, pensate un attimo, questo è implementato in C per forza, perché Python è scritto in C. Ma
No, 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 il C non ce l'ha come forma base. È una cosa che però è quello che si chiama una tavola associativa, no? Associa una chiave con un valore. Esattamente. Allora, dai, proviamo a implementarla. Scrivi nano hash.c. Mettici standard io perché tanto ci servirà. Allora, io vi propongo questo. Vi propongo di creare una struttura dati. La struttura dati element. Adesso vi insegno un'altra forma di scrivere la struttura dati. Allora, ma dunque esiste un costrutto del C che è il typedef, che permette di chiamare tipi nel modo in cui si desidera. Quindi io userò questo modo che scrivi typedef spazio struct. Poi vai a capo e apri la graffa. Questa è una struct anonima. Vai a capo. No, aspetta. Allora, sì, se lo fai così chiudi la graffa lì e scrivi element con la E maiuscola, no, prima del punto e virgola. Perché questo è il typedef. Chiamerà element questa struttura anonima e questa diventa proprio un tipo. Ok? Ok, adesso cosa c'è dentro questa struttura? Dentro questa struttura ci sono due cose. Adesso la facciamo semplice. Ci sono due stringhe, una è la chiave e l'altra è il valore. Ok? Quindi fai tab, char key. Questa è una stringa, quindi è un array di caratteri. Key, key. Aperta quadra. Qui vabbè, mettiamoci un numero, mettiamoci 256. Noi possiamo avere delle chiavi che sono lunghe 256 caratteri, punto e virgola. Ok? Poi vedremo come fare a fare le cose dinamiche invece che non hanno. Perché ovviamente questo spreca un sacco di spazio di memoria, no? E poi char spazio value. Aperta quadra 256, in altri 256 buttati per. Ok. Punto e virgola. Ok. Scusa, devi fare un altro include, dobbiamo includere anche stringa. Ok, quindi questa è una struttura dati include string.h. Forse no, forse no, forse no. A capo. Ok. Allora, sostanzialmente abbiamo fatto una struttura dati che ha una chiave e un valore. Ok? Adesso ci facciamo una serie di funzioni che servono per gestire questa struttura dati. Va bene? Per esempio, una funzione di inizializzazione. Ok? Pronto? Sì, no, forse. Ok, Sì, vai a capo. Cioè io sto qua nel buio, nel vuoto. No, sta fuori dalla struttura dati. Questa
questa è la definizione della nostra struttura dati, ok? Allora, adesso facciamo element con la E maiuscola, asterisco, spazio, scusami, asterisco, element underscore create, minuscolo, aperta parentesi, allora gli passo, Minuscolo. ma sì, fallo minuscolo, ma fa lo stesso, puoi farlo come ti pare, l'importante è che poi sei conseguente. Allora, gli passiamo una struttura da inizializzare, element asterisco spazio e virgola, e poi gli passiamo un char k aperta quadra chiusa quadra, virgola, char v aperta quadra chiusa quadra. Potremmo anche dire che questi due char sono dei const, cioè che noi non li cambieremo dentro questa funzione. Potremmo persino dichiarare questo. Vai a capo. E che cosa fa questa funzione? Semplicemente copia la chiave dentro copia la chiave K dentro l'elemento key della struttura element che gli ho passato. Quindi questo farà e no, scusami, stracopy, perché devo proprio copiare stracpy. Aperta parentesi, qua mi sembra che in stracopy ci va prima la destinazione e poi la sorgente. Stracopy, fammi verificare, non mi ricordo mai. Sì, destinazione e poi la sorgente. Allora, e meno superiore key. Cioè l'elemento key di E, scrivi key, punto, virgola, K, chiusa parentesi, punto e virgola. Vai a capo, stracopy, E. Meno superiore value, virgola v, chiusa parentesi, punto e virgola e andiamo a casa. Return e. Che è? Chi è stato? Punto e virgola, return e punto e virgola. Fai un tab sul return, dai, allinea tutto bene, mannaggia Sant'Ermete Novelli. Va bene. Va bene, vai. Ok, adesso questa è la funzione per crearlo. Adesso dovremmo fare una funzione per fare quello che si fa in Python no, per accedere, una funzione di lookup, no? Allora? Allora, la funzione di lookup è un po' più arzigogolata perché è element asterisco, element underscore lookup, poi adesso create lookup li possiamo fare anche senza element davanti, però siccome ho a questo però gli dobbiamo passare gli dobbiamo passare un array di elementi, no? Quindi scrivi element spazio EA aperta quadra chiusa quadra. Siamo d'accordo? Questo è un array che gli passiamo in
argomento. In realtà è sempre un puntatore, ma questo è un puntatore che noi non possiamo spostare. Va bene? Chi è stato? Dico ok, certo, Certo, meno male. Virgola. Beh, qua possiamo scrivere const car spazio k aperta quadra chiusa quadra, cioè io gli passo l'array, gli passo la chiave e lui mi trova, anzi facciamo che non ritorni un elemento, ma ritorni una stringa, perché ritorni la stringa del valore a cui corrisponde questa chiave. Esattamente come fa Python. Quindi invece di ritornare un element pointer, ritorna un char pointer. Allora. No, no. Quindi all'inizio riga, invece di element pointer, ci deve scrivere char pointer. Ok? Bene, come la implementiamo questa? Allora, abbiamo un problema, che non sappiamo come finisce la storia. Cioè, non sappiamo quando è che finisce l'array, non sappiamo quanto è grande. Ok? Glielo potremmo. Facciamo una versione semplice. No. 256. No, questo è l'array della chiave, ma quanti elementi abbiamo negli array di elementi? E chi lo sa? Allora abbiamo due possibilità. O li obblighiamo il programmatore a passare una variabile, cosa che potremmo fare effettivamente. Scrivi, allora, negli argomenti, scrivi element EA, aperta quadra, chiusa quadra, virgola, int size, no, 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 quello, ma porca della po', che è successo? No, no, fai FG, 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 è andato in background, vai, torna lì, hai fatto Ctrl Sì. Z, vabbè, allora fai virgola, int size, così gli diciamo com'è la. No, no, size è un numero, uno scalare, è la dimensione del. Ok, adesso vai sotto e facciamo un po' di cose. Prima di tutto facciamoci un puntatore, un puntatore a element asterisco p uguale e lo. Sì, e lo puntiamo all'inizio di EA, all'inizio dell'array, ok? Punto e virgola. Così quello sta puntato là. Poi, no, poi. Allora, poi possiamo fare un while aperta parentesi size no, while size maggiore di scusami, possiamo fare while while size, dunque se noi lo facciamo meno size while size meno, non ho detto maggiore, ho detto while size meno, maggiore di 0.
Questo che cosa significa? Prima fai la comparazione con 0 e poi lo decrementi. Ok? Vai a capo. Tab. Fai un graph, apri una graffa. Ah, ci vuole qualcos'altro però. Tra le dichiarazioni dobbiamo dichiarare. Tab. No, no, uno solo. Però sopra, dopo element asterisco p uguale a, sotto, più sotto, troppo sotto. Aggiungi una riga e fai car. Risultato, aperta quadra 256. Come vedete, qua già ci sono un bel po' di problemi. Chiusa quadra, punto e virgola. Ok? Allora, adesso nella cosa facciamo questo. Facciamo, chiudi, sì. Qua facciamo che andiamo a vedere ciascun elemento, no? Qual è la chiave di ciascun elemento e la compariamo con quello che ci è stato dato in argomento. If aperta parentesi p. No, scusami, qua bisogna usare una funzione che è string compare, strcmp. No, aperta parentesi, ci vuole la parentesi, eh. Strcmp. No, cpe, cioè minchi, aperta parentesi. Strcmp. P meno superiore key, virgola, virgola K, Appena destinazione. boh, fa lo stesso perché questa è una comparazione, chiusa parentesi, uguale 0, cioè questo. Quando è uguale la stringa, lui ritorna 0. Se è una stringa ordinata maggiore, ritorna più 1, se no meno 1. Ok? Questo serve anche per riordinare le stringhe, ma in questo caso qua lo usiamo proprio solo per verificare, no? Allora, che cosa dobbiamo fare? Vai a capo, aperta graffa. Poi tabba, qua che cosa dobbiamo fare? Se abbiamo beccato la stringa, dobbiamo copiare il valore dentro il risultato. Pronto? Ah, tutti a dormire state. Ecco, è caduta la chitarra. Mannaggia, allora, chi è stato? Beh, glielo potresti dettare però, che devo dettare tutto io qua. Strcpy, aperta parentesi. Oh. Aperta risultato, virgola, virgola p meno superiore value. Ok, punto e virgola. Vai a capo. Tabba, tabba, tabba e scrivi break. Questo è un altro costrutto del C. Che serve per dire no, break, no, break vuol dire frena, questo break vuol dire esci fuori, punto e virgola.
Basta, abbiamo finito la nostra ricerca, quindi possiamo uscire fuori dal while, capito? Aspetta, perché qua non è finita. Ma poi non riuscite fuori dal diff. Siamo usciti fuori dall'if e dal while, esce fuori da tutti i loop break. Ok? Serve apposta, è fatta apposta. Ok, adesso sotto la graffa dell'if, cioè se non abbiamo trovato niente, perché lui fa l'if se abbiamo trovato qualcosa, se non abbiamo trovato niente, cosa facciamo? Andiamo avanti a cercare, no? Quindi facciamo più più pi. Cosa fa più pi? Incrementa pi di 1, ok? E questo 1 è una dimensione vi ricordate che abbiamo fatto nella lezione sui puntatori, abbiamo visto che i puntatori si comportano esattamente come ci aspettiamo che si comportino. Cioè lui va avanti di tutto lo spazio che serve per andare alla prossima struttura dati. Punto e virgola. Adesso sotto la graffa invece del while abbiamo finito e fai tab return risultato. No? Noi a fronte di un lookup vogliamo ritornare il risultato. Bene, basta, abbiamo finito. Possiamo fare il main. Vai sotto. Fai int main aperta parentesi, apri una graffa e facciamo creiamo un array di tre elementi. Element spazio, no, spazio, ci va il nome del simbolico, dict, dizionario, dizionario, aperta quadra, 3 chiusa quadra, quindi questo è un array di tre elementi, punto e virgola. Questi tre elementi non sono inizializzati, no? E adesso li inizializziamo. Li inizializziamo grazie alla meravigliosa funzione elaborata element, cos'era? Element create. Allora. Dai. Allora, element create underscore create, sì, buona. Allora, element create, aperta parentesi, facciamo ampersand, gli passiamo l'indirizzo del primo elemento, ampersand, no, no sterline, pound, ampersand dict, aperta quadra, 0. Notare che avremmo potuto passare dict perché è esattamente questo dict, ampersand dict di aperta quadra di 0, virgola. Allora, cosa avevamo messo? Noi nella cosa Python avevamo messo aperte virgolette, ciao, chiuse virgolette, virgola, aperte virgolette, hello, chiuse virgolette. Perché la virgola che ho fatto di male quella virgola? Succede? Non lo so che hai premuto dei tasti che non dovevi premere. No, vai accanto, vai alle virgolette accanto e metti una virgola lì in mezzo. No, fai Ctrl G ammazza tu. No, Ctrl X.
Control. fai Control. no, cancel, control C. Ok, adesso metti, ne puoi mettere una virgola lì in mezzo, lì more. Ecco, poi vai in fondo, chiudi parentesi e punto e virgola. Madonna, Non fa così, non so. no, non mi fa così. Vai col cursore, vai lì. Minchia, control C ancora. Puoi andare in fondo alla riga, control E, chiudi parentesi, punto e virgola. Non mi scrive tutto quello. No, non ti preoccupare, chiudi parentesi, punto No, e virgola. mi stavo evidenziando. Vai a capo, non è selezionato, questi non sapevano che cos'era la selezione. Adesso come fai che... Non ho capito. Proviamo a chiudere per riaprirlo. Ecco, va, famo così. Ctrl O, Ctrl X. Dai, è Ctrl O, Ctrl X. No, price flag Controllo, mi selection. dice Ctrl questo. C, Ctrl C. Ctrl O adesso. Controllo, mi dice questo. No, Ctrl C ancora. A ricontrol C ancora. A ricontrol C ancora. Ok, signore Dio. Che è successo qua? Escape. Vabbè, se fai control X adesso. Yes, Y. Invio. Invio. Oh, a ripiglialo, va. Ricominciamo da capo. Andiamo in fondo. Mo' sta attento ai tasti che pigi. Adesso qua ne dobbiamo fare tre di queste. Ah, Aperta parentesi, ampersand dict di 1. ok. Maestro, ma stavo pensando a un'altra cosa. Sì, vediamo, bravo. Ma come si fa a fare in modo che se noi facciamo make, ma non abbiamo cambiato nulla, lui appunto ci dice che è aggiornato. Questo lo fa da solo. Eh no, a me non lo fa. Giulio, se è scritto bene, il make lo fa. Ecco, inventate qualcosa da dire adesso, un'altra frase. Vabbè, Però. basta. Come dici? E boh, io comunque non... non so se devo mettere prima qualche foto, perché No, come mo mi te l'ho fai detto. vedere il makefile e ti vediamo cos'è. Ecco, adesso vai a capo. Adesso lo proviamo, facciamo tre printf. Mo perché quello sta là, non deve sta tabbato come tutti i cristiani. Printf, aperta virgolette. Per 100S spazio meno superiore per 100S backslash n. Virgola. Qua dobbiamo fare aperte virgolette, ciao, chiude
chiuse virgolette, virgola, element, no, element lookup, no, si chiama così, aperta parentesi, allora gli devo dire dict, gli devo passare dict, virgola 3, che è la dimensione di dict, virgola, aperte virgolette, ciao, chiuse virgolette, chiusa parentesi e chiusa parentesi e punto e virgola. Mo fai control A, proviamo a copiarla, è possibile che non ci sia un control copia, cioè fai control G, guarda un po' l'help, dai che sono 49. Display this text, va bene, questo vai giù con le freccette, dai e search for che tep 1 3 3 undo, ah c'è undo the last è meta u, lo vedi che c'era mark text copy the current line m6 sì. Vai, allora control x, attenzione, fai meta 6, madonna del paracarro, sarebbe alt 6, fatto? E mo come si pesta? Come si incolla? Riguardiamo un po', come si incolla? Vai sotto, 1 per 3, meta 6, copy, and paste, go back to 1 per 3, minchia sabri, vai sotto, go one screen, ancora, basta, finito, switch, ma, just, cap, throw away, oh ma paste, c'è il copy ma non c'è il paste, ma forse non è che è lo stesso. Può darsi, cioè, sono troppo intelligenti e noi non li capiamo. M6, no, perché M6 si è copiato, mo si è copiato pure quella dei, no, MV, no, per carità di Dio, mo questo come ce lo leviamo dai piedi? Vabbè, basta, mi sono stufato. Fammo prima riscriverlo, dai. Aspetta, mo te lo cerco. Tu intanto scrivi. Mo te lo cerco, Ciao. No, devi fare l'altra. Dice fichissimo. Nano è veramente molto più figo, eccetera, eccetera, ma però auto select, auto copy. Alt 6 e paste, to paste we'll use control U. Magia, l'abbiamo fatta? Vedi. Vabbè, basta e control U. Sempre, sì, vabbè, basta. Beh, è ovvio, no? Viene ovvio di pensare a M6 control U. Va bene, control O, control X. Abbiamo finito. Mo se volessimo potremmo scrivere il makefile, ma ce ne freghiamo. Compiliamo sto coso, cc-o.
hash.c. Vediamo se non abbiamo fatto zero errori. Te pareva? Mi manca una parente. Dai. Orsù. Vai giù nel printf, mi sembra. Sì, ci vogliono due parentesi a tutti i printf. Eccolo, ma forse chiusa. Anche questo forse chiusa. E forse chiusa. Ctrl X. Recompila. Ah, vedi, questo è interessante, questo errore. Cioè, non è un errore, è un warning. Lui dice, ma risultato è una variabile volatile, no? Quindi non esiste più nel momento in cui io esco da quella funzione. Avete capito? Gliela dobbiamo passare, noi gliela dobbiamo passare. Allora, ok, facciamolo. Avete capito? È forte questo errore qua. Non ci avevo pensato io. Allora, dopo la chiave, no, come argomento, ok, gli passi un'altra variabile, virgola, che è virgola char, car, non può essere un const perché ci dobbiamo scrivere, spazio risultato, aperta quadra, chiusa quadra. Ok? Quindi io gliela passo da fuori. Capì? Ok, allora la devi levare tra nelle variabili, se no quella te lo scura. Dai che abbiamo 5 minuti per finirlo. Fai CTRL A, CTRL KILL, CTRL K. Allo? Vai. Salva. Aspetta, adesso dobbiamo andare giù, gliela dobbiamo passare. Allora, siccome ci rompiamo le... Sotto element ict, sotto quando abbiamo dichiarato, perché le dichiarazioni in C devono stare tutte insieme, char, car, spazio, ris, aperta quadra, 256, chiusa quadra, punto e virgola. Poi, negli element lookup... che facciamo sotto gli devi passare ciao e virgola ris, poi ci vediamo e virgola ris. Possiamo sempre usare la stessa, ci riscriviamo sopra, ok? D'accordo? Salva, segna, cancelliere, compila. Oh là. Ora vediamo se abbiamo fatto qualche stupidaggine. Ok. Va bene? Questi sono gli array associativi. Naturalmente questo è estremamente semplicistico, perché se voi pigliate Python o pigliate Ruby o pigliate Lua, pigliate qualsiasi linguaggio, ha degli array associativi ai quali voi potete associare qualsiasi cosa. Non solo stringhe, ok? E secondo voi come possono essere fatti degli array associativi così? Nel senso a livello di sintassi come è scritto, perché a me verrebbe in mente che qua su C il problema è che cambiando il... se è possibile che non sia una stringa ma magari un altro numero, cioè magari un int, che ogni volta specificare il tipo. Certo, quindi ci deve essere nella struttura dati un modo di specificare il tipo, ok? In maniera che lui, che cosa c'ha lui per contenere il valore? Ci avrà un pointer generico. Forse c'è una, quando viene inserito per esempio il valore, c'è una funzione, una keyword che definisce, cioè che dice per esempio questo è un int, e poi gli passa il fatto che sia un int
che lo deve inserire, che lo deve inizializzare. E poi man mano uno dopo l'altro passando il valore che è la tipologia. Questo in realtà non si può fare veramente in C, si può fare con delle macro nel preprocessore C, ma non si può veramente fare in C. Però si può comunque fare. Se riusciamo a diventare sufficientemente bravi, vi faccio vedere come si fa. Ok, stacco qui.